In questa mozione noi chiediamo che venga riconosciuto anche ai bambini che frequentano gli asili nido il diritto di avere un assistente alla comunicazione. Abbiamo fatto un percorso, avevamo chiesto alla Giunta che si prendesse in carico, a Regione Lombardia, che si prendesse in carico le competenze per quanto riguardava appunto l'assistente alla comunicazione per i ragazzi, gli studenti disabili sensoriali, quindi parliamo di studenti ciechi e sordi, o ciechi o sordi, e quindi che devono avere la possibilità sia per poter seguire correttamente le lezioni, ma anche per potersi integrare con gli altri studenti, con quelli che è l'ambito sociale della loro classe, di avere un assistente alla comunicazione. Quindi abbiamo fatto questo percorso, è stata fatta una delibera, in questa delibera però non sono ricompresi gli asili nido. Allora, i bambini degli asili nido è vero che sono molto piccoli perché sono bambini comunque dai 6 mesi ai 3 anni, però anche se i bimbi sono molto piccoli, esiste del materiale didattico già per bambini così piccoli, precoci, di preparazione addirittura alla scuola materna, che è usufruibile e che è utilizzato, è un materiale molto interessante, tant'è che ho proposto, proporremo alla Commissione Settima di andare a visitare l'Istituto dei Ciechi, perché c'è tutto questo materiale didattico tiflologico che proprio riguarda i bimbi non vedenti. Ed è importantissimo avere un assistente alla comunicazione che possa utilizzare questo materiale proprio per aiutare l'inclusione del bambino fin da piccolissimo. Per quanto riguarda invece i bambini che non sentono, i bimbi non udenti, anche qui dipende però. Nel caso che ci sia, che abbiano, questo ci spiegava l'ente nazionale sordi che abbiamo interpellato, nel caso i bambini abbiano dei genitori udenti, molte volte chiedono l'assistente alla comunicazione anche loro, sempre per una questione di integrazione. Ma addirittura se i genitori non sentono, sono sordi anche i genitori, chiedono addirittura un assistente segnante, cioè quello che parla già la lingua dei segni, in modo da poterli introdurre già così piccoli con perché la lingua dei segni è un linguaggio vero e proprio, con un linguaggio elementare, però poterli introdurre a questa lingua dei segni. È quindi davvero importante avere un assistente alla comunicazione per l'asilo nido. Ed è per questo che chiedo a tutta l'Aula, che ha avuto la sensibilità di accogliere questa mozione, anche di approvarla. Grazie.